L'Italia per te, sognando di nuovo il tricolore, Fratelli Razzurri, amici di Facebook e Instagram. Buonasera a tutti, ragazzi. Un saluto a tutti gli iscritti al canale. Siamo tornati a tutti gli effetti. Quindi, torna anche la nostra bella intro che quest'anno ci accompagnerà per tutto l'anno perché siamo i detentori del titolo e <coughs> ci dobbiamo riconfermare. Quindi, oggi. Il video, come avevo detto, come, come sapete, chi segue ormai da anni il canale, c'è cioè il video post partita a caldo, il giorno dopo le live reaction e il giorno dopo ancora un video proprio a freddo dove si parla della partita e magari anche di altre partite, visto che qualcuna ha giocato, qualcuna, però per alcuni non ha giocato nessuno evidentemente, perché oggi insomma eh, dirò due belle cosine su questi ossessionati di merda in malafede, perché poi non è che c'era bisogno di, di dirlo adesso che si capisce però quando poi succedono delle cose in altre partite questi puntualmente fanno, fanno gli ignorri o comunque vanno a cercare qualcosa nella partita precedente dove non c'è un cazzo ti fa capire che razza di persone si sì, persone, persone tra virgolette persone siamo quindi eh, video post partita di Inter-Atalanta prima parliamo di noi ragazzi Dopo parliamo della fece, della cacca di YouTube. Questi, questi sono ossessionati, ripeto, non hanno una vita. L'unico loro pensiero è che l'Inter ruba, l'Inter zanza, l'Inter è cattiva e tutto, è tutto così, hai eh, capito? Quindi um, un, inter, un Inter che ho messo, andate a vedere le live reaction ragazzi, intanto se non l'avete ancora viste, ho messo nel titolo le live reaction, questo è il gioco del calcio. Ma è riduttivo, è. questo che, che scrivo io è molto riduttivo perché io, un gioco del calcio così. Io, l'Inter, ripeto, la vedo dagli anni di Rumenig, dagli anni di Spillo belli. i primi anni di Zenga, in Porta, quindi ne ho viste tante di Inter, è bella, ognuna bella, cioè, era bella a suo modo. L'Inter di Trapattoni, fantastica. Il mio primo scudetto, ma era un Inter, l'Inter dei record appunto. L'Inter di Mancini, l'Inter di Murigno che era bella a modo suo ma vincente e cazzuta. E con le palle, l'Inter di Antonio Conte. L'Inter che torna a vincere, ma io, quest'Inter qui, un Inter così che gioca così, ragazzi, a memoria di prima. Con scambi di ruolo, con eh, cambi di, di, di campo da una parte all'altra e andiamo di là e poi no, non ci piace, ritorniamo di qua e via, via con gli 1-2. Io una cosa così non l'ho mai vista. Parlo dell'Inter, non parlo delle altre squadre perché anche il Milan di Sacchi era fortissimo, l'ho visto dal vivo. Il Napoli di Maradona era forte, l'ho visto. Cioè, io parlo dell'Inter. Io un'Inter così bella da vedere e vincente soprattutto perché non è che io mi, mi ricordo. Mancini quando tornò una serie di pareggi infiniti era un inter divertentissimo da vedere un inter all'Arembaggio, però si pareggiava, c'era la pareggite, vi ricordate? Quindi è un calcio totale questo, questo è un calcio totale, un calcio spettacolare che quando sono in forma, abbiamo visto che hanno più gamba già rispetto a Lecce, giocano a memoria, giocano a memoria. Ho sentito dire, ma che culo l'Inter al primo gol? Che culo? Quella è un'azione da Play 5, da FIFA. Che culo. Poi sì, chiaro, c'è la deviazione e va in gol. Ma come cazzo siamo arrivati lì? Perché poi, no, cioè, non si guardano tante cose. Le mie live reaction diventano lunghe, soprattutto in partite come queste. Perché ci sono delle azioni che poi non vanno a buon fine, ma sono stupende. E chi ha visto la partita lo sa. Non ci sono solo quelle dei gol o quelle delle occasioni. Ci sono anche altre belle occasioni dove magari ci è mancato l'ultimo passaggio, ma siamo venuti via la grande direttamente da Sommer. Con la sponda magari di Lautaro Martinez di petto, pronti via, riparte l'inserimento del centrocampista o addirittura del difensore. È una cosa pazzesca. E questi, in una vittoria 4-0, si ossessionati di merda qui. In una vittoria del genere, 4-0, dove non gli è fatto capire un cazzo dove li ha per 15 minuti 2-0, poi tranquillo sì, un paio di occasioni all'Atalanta secondo tempo, un altro quarto d'ora poi sì, ancora un'altra occasione per l'amor di Dio, ma a momenti segniamo ancora noi anzi, l'avevamo fatto pure uno era fuori gioco e Karnautovic che si è mangiato almeno due gol perché uno è stato altruista se no quanto cazzo finiva sta partita quindi <ride> è un Inter spettacolare cioè così come tante partite dell'anno scorso perché eh, non è che gioca così da sempre questo è quello che ha sempre provato a fare l'Inter e non riusciva così con questa costanza, con questa continuità. È chiaro, ripeto, che poi le gambe aiutano. E quindi partita pazzesca da parte di tutti, sì, qualcuno magari appena meno. Cioè, centrocampo, stratosferico Nicolo Barella, al di là del gol, ma di come sta giocando, di come è sempre più. Eh, capitano anche lui perché è il vice però lo vedi come maturato dai comportamenti anche e fu così che la prossima partita Barella si fece spella <ride> cioè eh, ci sono tante cose beh si cresce cresciamo tutti cazzo crescerà anche Nicolo Barella e questa cosa del gol vedi io quest'estate ho detto l'upgrade Turama ha detto che vuole fare 20 gol speriamo che li faccia questo è il suo upgrade Lautaro Lautaro non si dovrebbe bloccare due mesi Lautaro non ha ancora segnato lo aspettiamo il Toro ci è andato vicino Uh, su una bellissima imbeccata un'azione della Madonna anche lì di Dimash uh, Nicolo Barella l'anno scorso ha detto hai fatto due o tre gol quest'anno cerca di fare di più ha già esordito con un euro goal e con prestazioni e assist uh, stratosferiche ciala, ciala 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 il cecchino pepem, te l'ha purgato e la Ciala, ciala. Sta, sta, sta venendo sta venendo su sempre di più come crescita Miki minchi un po' così, così. Cioè, immagina quando saranno tutti e tre al top. In più hai Zilisk, fratesi, Christian Aslani. Che quando entra è sempre più. Poi magari si rischia, ma cazzo, ma è un rischio che prima non se lo prendeva. Va a combattere, lo vedi che è diverso anche Christian. Quindi, un centrocampo della Madonna. In attacco... In attacco, non ho più oggettivi per il Ticus. Ho già detto a chi di dovere, già nelle live reaction, nel post partita, non c'ho più voglia, gente che l'anno scorso gli dava contro perché non segnava, l'anno scorso ha avuto dei numeri pazzeschi e quest'anno ha iniziato in modo pazzesco, davvero speriamo che continui così, e la partita del Toro, perché la partita va sottolineata, perché il Toro ha fatto una, un partitone e gli è mancato solo il gol, davvero capitano, quindi con un Inter del genere, questi sì, va... Cioè, io vedo dei titoli, sti ossessionati di merda. Cioè, uno vici dico e l'altro quello con la fichetta qui. Peter cazzo, no? Tutti e due: che se fosse stata Na Napoli Parma Napoli Parma, 11 minuti di recupero. Non hanno messo mezzo titolo, non ne parlano. Lazio Milan. Io ho sentito dire che c'è un due rigori per la Lazio. Io ne ho visto solo uno. Ed è clamoroso: il fallo di mano, di braccio. Perché non è che gli sbatte e c'è il braccio attaccato, no, c'era proprio largo il braccio, quello di cuore tutta la vita. Ma nessuno di questi due più altri due o tre non dicono un cazzo, non scrivono niente. Scrivono: scandalo Inter, scandalo Rocky. Il braccialetto si attaccano al braccialetto, coglioni di merda, e ve lo devo dire. Questo è un braccialetto dell'Inter, che non vale un cazzo, quello lì è per andare a mangiare e bere alla facciata vostra. Coglioni di merda, no il braccialetto dell'Inter. Questo è un braccialetto dell'Inter, ma che bello. Nero blu, me l'ha regalato la Tata, nuovo nuovo. Eccolo qua, guarda. Questo è un braccialetto dell'Inter. Coglioni di merda. Quindi questi, pur di andare contro l'Inter, si inventano cose. Rigore non dato all'Atalanta, ma quando mai non ne parla un cazzo di nessuno. Ma non vanno a dire e scrivere nulla. Questo è malafede. Siete dei cazzo di ossessionati di merda, eh. E siete pure in malafede. Questo è il chiaro esempio, eh. 11 minuti di recupero al Napoli. Fosse successo all'Inter in svantaggio, puh, fate schifo. Fate, mamma mia, la feccia di YouTube. Eh, ragazzi, l'ho detto. Ho iniziato al mare, ma hanno rotto veramente il cazzo. E butto un odio l'utenza che li segue. Mamma, cosa scrive l'utenza? Mamma mia, ma che roba brutta. Ma come cazzo lo vive il calcio, sta gente? Ma sta gente, come lo vive il calcio? Male, male purtroppo i social hanno dato libero sfogo a sta gente, io cap vorrei capire, perché vedi io mi sono messo in gioco, e dico la mia come dico nella vita, ma questi prima, come minchia si sfogavano prima dei social, quelli che vanno a scrivere, o questi che si mettono in gioco, che il loro peggior incubo è l'Inter, non hanno una cazzo di vita, io vi ho portato al mare con me un mese, e abbiamo continuato a godere insieme, e adesso siamo qua a combattere questa feccia, perché questa è feccia che se ne approfitta, perché poi, li vedi anche no, quando parlano dell'Inter e quando bu, parlano della loro squadra di calcio, giocato. L'ho detto anche dal mare. Quest'anno dovrebbero divertirsi un po' di più. Col grande gioco di Motta. No, niente. Parlano solo ed esclusivamente dell'Inter. E allora avete un cazzo di problema. Il problema è vostro. Ma purtroppo eh, c'è gente come me, meno male, hai capito, che eh, si mette a difesa dei propri colori. quindi ci siamo messi in gioco sul tubo per dire la nostra ma anche per difendere eh, i nostri colori da certa gente che ne, neanche dovrebbe parlare. Cioè, questi sono i primi che dovrebbero scomparire, e questi parlano quotidianamente di noi. Vedete voi che cazzo di metaverso? E parlano noi di Narnia, loro vivono nel loro metaverso ma noi siamo quelli che abitano su Narnia. Loro vedono i braccialetti, hai capito? I braccialetti. Ma ve fengulo, ragazzi, video così, video post partita, anche sfogo finale, ma ci vuole, ci voleva. Grande Inter, adelante Inter, pensare solo a noi. Adesso tra un po' il calendario ci farà fitto. Abbiamo il Monza, il Mina, poi la Champions League. Parleremo di questa nuova Champions League. È uscito anche il calendario, quindi faremo un discorso a parte. Quindi si, è, si ricomincia in pompa magna. Vedremo stasera cosa fanno questi, questi ossessionati. Eh. Vediamo cosa fanno con la Roma. Tant'è che ieri, eh, figura di merda a livello mondiale del. Milan, perché i due fenomeni, ecco qui, i milanisti che mi seguono, no? Perché io sono così, l'ho sempre detto. io fossi un milanista, anche i miei amici milanisti con i quali parlo nella vita, eh, non solo quelli che mi seguono qua, lo sanno cosa penso di Leo e Teo Hernandez. Che Leo è un cazzo di montato che mi, mi darebbe fastidio se lo vedessi con me, quel modo supponente perché ogni tanto si inventa un gol o fa una, una cazzo di discesa. Ma chi cazzo è? L'ho sempre detto, sempre. E Teo Hernandez. Quel, 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 quel fighetto a piangina che, che, che rompe il cazzo, il più, il più grande, veramente, mamma mia, provocatore, ma come pochi, veramente. Uno dei, uno dei, dei più grandi provocatori, testa di minchia, ha sempre detto: eh, che fa il fenomeno, perché lui fa il fenomeno, loro due stanno lì, non hanno bisogno dei consigli del mister. C'è cioè, da mangiarli i coglioni a quella gente lì, altro che i fenomeni fuori classe di sta minchia Quindi, un Milan che ha fatto una figuraccia. Anche questa è una figuraccia, al di là del pareggio che hanno due punti, al di là di questo ed erano ancora sotto, hanno dovuto recuperare, col Torino erano sotto e vedi come hanno recuperato, il Napoli che veramente cioè, strameritava di prendere gli schiaffoni, ha avuto più culo che sentimento, il primo tiro del Napoli visto gli light al quarantesimo, poi grande, rimonta, 11 minuti di recupero con il loro portiere in 10 senza portiere vedete voi, quindi questo è, però... Eh, gli ossessionati non scrivono mezza cosa parlano ancora di Inter-Atalanta dove c'è stato un Inter che gli ha fatto un culo così al grande Gobbo Gasperini andate a cagare, andate condivisione video, iscrivetevi al canale sempre Forza Inter, attivate la campanella e fate un bel passaparola ciao